Alcune imprese sono destinate ad entrare nella storia e quella del Querceto Calcio è una di queste. Nella mattinata di domenica 19 giugno, la formazione del presidente Luciano Bartolini si è laureata per la prima volta nella sua storia campione d'Italia AIX. A Tonezza del Cimone, in provincia di Vicenza, i ragazzi di Mister Rosi hanno battuto in una finale a Cardiopalma il Lecce per 4-3 grazie alle reti di Baronti, Traversi, Remorini e Megli. Il torneo era iniziato con una vittoria per 3-0 proprio ai danni della squadra pugliese. Da lì è stato un crescendo con i successi contro Milano per 3-1 e contro i campioni in carica del Botafogo Vicenza con un perentorio 5-1. Il Querceto ha fatto incetta di riconoscimenti. Oltre al titolo nazionale, Claudio Ferri è stato premiato come capocannoniere, mentre Pietro Traversi è risultato il miglior giocatore. Impossibile citare tutti i protagonisti della cavalcata vincente, ma una menzione particolare va ai calciatori che da più tempo indossano la maglia degli arcieri: Lorenzo Bencini, Andrea Zuffanelli, Marco Collini e l'eterno Sandro Nocchi. Grandi festeggiamenti alla Casa del Popolo al rientro a Sesto della squadra. Lo scudetto arriva un anno dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Marginone Lucca. Il Querceto è nella storia, complimenti a tutti!